Eccolo qua. Questa volta voglio fare un intervento dove trattiamo sempre dell'estero, ovviamente, che è il nostro leitmotiv dominante, ma dedicato realmente, veramente ai giovani. Tutto mi parte, mi è venuto in mente perché Banca Mediolanum mi ha gentilmente invitato alla prima visione del film sulla vita di Ennio Doris, che come voi ben sapete è il fondatore di Banca Mediolanum, una persona eccezionale, come poche ne nascono. Ma pensavo che se fosse nato adesso, avesse avuto gli stessi anni che adesso, nell'Italia del 2024, anziché nell'Italia del 1950, non avrebbe sicuramente potuto fare nulla di quello che ha fatto. Perché allora i tempi erano profondamente diversi, la società era profondamente più dinamica, era molto più libera, era molto più tollerante ed era molto più in grado di incentivare le imprese e le attività, di qualunque genere esse fossero. Qua nel caso di Ennio Doris e di Banca Mediolanum parliamo evidentemente di finanza, ma qualunque tipo di settore, tantissimi geni, imprenditori, abbiamo avuto più o meno grandi, più o meno famosi negli anni che furono dell'Italia post-bellica. Adesso per un giovane che voglia realmente fare un qualche cosa di concreto, di forte, che non si limiti a sognare il posto statale o il cosiddetto posto fisso, per carità, dignità massima ai lavoratori statali, a coloro che cercano un posto fisso, ma non ci occupiamo di questi, ci occupiamo di coloro che vogliono fare impresa. Per uno che voglia fare impresa è virtualmente impossibile, per un giovane che abbia 20 anni adesso, 18 anni, iniziare a fare qualcosa. O vuol fare l'influencer, e anche lì è difficilissimo poi arrivare a fare l'influencer, ma è un settore lavorativo molto particolare sul quale il nostro studio non è interessato, anche perché segue delle dinamiche di cui noi non ci occupiamo minimamente. L'impresa vera e propria è virtualmente impossibile, una burocrazia sfiancante e terrificante. Delle normative, soprattutto in punto alla sicurezza sul lavoro, ai controlli sulla privacy, alla gestione dei dipendenti, nate per le grandi imprese europee e volontariamente applicate o volute applicare alle imprese italiane di piccolissime dimensioni che non si possono permettere l'esperto della privacy, l'esperto di sicurezza informatica, l'esperto della gestione del personale, l'esperto degli accessi e dei controlli, cioè non si possono permettere tutte queste cose qua. Una tassazione che nel concreto supera abbondantemente il 60%, quando non anche il 70%, se alla tassazione ci uniamo evidentemente anche la previdenza, la quota dell'INPS, la quota delle casse professionali, che sì, è vero che in teoria potranno dare diritto a una pensione molto bassa, molto decurtata, ma nel concreto durante tutta l'attività lavorativa vanno a un grosso detrimento economico e finanziario del percettore. Una burocrazia fastidiosissima, se io voglio aprire un'impresa in Gran Bretagna, ma anche nella vicina Croazia, nella vicina Slovenia, San Marino, in tantissime altre giurisdizioni, in pochi giorni Napoli, in Italia, non si è mai finito, e quando si è aperto occorrono i permessi, e per avere questi permessi occorrono 1000 autorizzazioni di 1000 enti diversi, diventa veramente difficilissimo. La sospettosità con cui lo Stato guarda l'imprenditore, come se fosse un soggetto che fa un'attività a rischio. Guardate, io ho un caso concreto di una persona che ha aperto un bar in una piccola località di paese. Nell'arco di 40 giorni, 50 giorni dall'apertura, insomma, entro i primi 2 mesi, ha ricevuto le visite dell'ispettorato del lavoro, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'INAIL, che ognuno ha trovato qualche cosa da ridire, ma aveva appena aperto, quindi se anche fosse stato uno che non era in regola, non poteva non essere in regola perché aveva appena aperto, come licenze e permessi era se stesso, hanno trovato qualche cosina per poter fare delle multe e delle sanzioni, ha chiuso e se n'è andato, l'ha aperto in Slovenia, il bar a Capodistria, adesso è contentissimo e felicissimo. Parliamo di un bar, una microattività, ma ci sono tantissime altre attività, anche tutte quelle connesse alla internazionalizzazione tramite internet, all'attività da fare sul web, anche solamente l'attività di trading online o di criptovalute, all'attività di scommesse che possono essere di gaming, che possono essere fatte online, e parlo sempre di avere le relative licenze. Possibile che per avere una licenza del genere in Italia sia virtualmente impossibile, costosissimo
in giurisdizioni estere la si ottiene in maniera molto facile e i controlli e ciò che bisogna fare anche ai fini antiriciclaggio è sempre lo stesso. C'è un qualche cosa che non va purtroppo realmente nel sistema Italia. Quindi il mio invito è proprio questo, ai giovani che vogliono crescere, che vogliono prosperare dal punto di vista economico, che vogliono vivere soprattutto in una giurisdizione civile che non li vede come delinquenti solo per il fatto che hanno deciso di fare un'attività autonoma e di non fare gli impiegati statali o comunali e vogliono vivere del loro lavoro, pagare regolarmente e onestamente una quota di tasse a favore della collettività, una quota di tasse però non può significare tutto il guadagno che una persona si prende e non rimanere nulla per lui e per la famiglia. Uno Stato dove ci sia una certezza del diritto reale relativo a uno Stato nel quale se il giovane imprenditore ha bisogno di rivolgersi al tribunale ottiene una giustizia efficiente e rapida in tempi soprattutto celeri, i tempi, di quelli parliamo, dei tempi celeri. Qua se si inizia una causa non si sa mai la vera fine che potrà avere. E poi ci si domanda perché le multinazionali estere non vogliono più investire in Italia e se ne scappano a più non posso. Hanno buona pace poi i sindacati a protestare, a dire non te ne devi andare. Se ne vanno e come? E fanno anche bene ad andarsene purtroppo, perché la situazione lavorativa ed economica in Italia è giunta a un punto di parossismo per il quale non si riesce ad andare più avanti. A questo ci uniamo un aumento folle delle materie prime dato dal fatto che l'Italia, noi ci occupiamo solo di economia e non di politica, sia ben chiaro, l'Italia vuole a tutti i costi favorire una parte militarmente invece che un'altra e questo ci costa il gas 10 volte di più di quello che ci costava prima. Quindi mi si spieghi come fanno delle aziende che hanno un grosso consumo energetico a rimanere concorrenziali sul mercato italiano. Si deindustrializza la nazione in questa maniera qua, si crea disoccupazione che non potrà essere di certo aumentata, cioè diminuita da un aumento di impieghi statali o d'altro genere. Quindi un giovane come prospettiva ha solo quello di aprire gli occhi, studiare, verificare quello che succede al di fuori dell'Italia. Non c'è bisogno di andare a finire chissà dove. Si può rimanere anche in ambito di comunità europea, anche se meglio sarebbe andare altrove, ma ci sono tantissime opportunità molto migliori, molto più pulite, molto più sane, molto più interessanti, per cui legno d'oris in erba potrà diventare legno d'oris del futuro. Cosa che adesso non succederebbe più, perché si troverebbe subito inguaiato da mille pastoie burocratiche di genere di tipo, per cui non riuscirebbe a prosperare e a svilupparsi, avendo sempre problemi continui pur volendo rispettare la legge, perché il problema è questo qua in Italia, che se anche uno vuole rispettare pedissecamente le norme non ci riesce, perché sono fatte talmente male, sono scritte in maniera talmente cervellotica, agganciate le une alle altre e controllate da enti diversi, per cui diventa completamente o praticamente impossibile. Se poi ci uniamo tutta la varia polemica di quello che dovrà succedere da qua al 2030, per cui ci si vuole togliere tutta la libertà, sinanche quella di avere e di poter disporre liberamente del proprio denaro e di essere controllati continuamente, esaustivamente, in ogni cosa che uno si debba fare, ci sono motivi per cui un giovane che può ancora costruirsi una vita, può ancora sperare in una vita futura migliore, se ne debba assolutamente andare da questa nazione. Per ogni tipo di esigenza, evidentemente, di trasferimento estero, di apertura di società estere, di apertura di conti correnti esteri e di gestione del vostro business estero, lo studio è a disposizione. Iscrivetevi al canale e continuate a seguirci per essere sempre aggiornati su ogni novità in tema internazionale. E buongiorno a tutti.